Ciao a tutti amiche e amici, benvenuti nel canale, io sono Alessio e in questo video ho voluto, diciamo così, giocare un po', nel senso che, come avete visto in un video precedente, vi ho mostrato che anche il nuovissimo Le Mans Ultimate, nuovo simulatore dagli sviluppatori di R-Factor 2, uscito verso la fine appunto del mese di febbraio, quindi anche Le Mans Ultimate vi ho dimostrato come può essere utilizzato in realtà virtuale, ancora con molte limitazioni, non in maniera ufficiale, ma si può comunque utilizzare in VR. E visto che verso fine anno, inizi di gennaio, adesso non ricordo bene proprio il periodo esatto, è uscito Fatalità anche l'aggiornamento di Automobilista 2, più che aggiornamenti, insomma, sono usciti i DLC che aggiungono le vetture appunto a endurance che partecipano alla 24 ore di Le Mans, oltre che allo storico insomma circuito di Le Mans della 24 ore. Quindi ho acquistato anche insomma questi DLC, li ho provati un po' e in questo video ho voluto così mettere un po' a confronto insomma i due simulatori che pur facendosi chiamare diciamo proprio simulatori, seguono e vogliono seguire due filosofie assolutamente differenti. Diciamo che Automobilista 2 ormai abbiamo capito che è un po' il sandbox, diciamo così, dei simulatori, nel senso che vi butta lì un sacco di circuiti, un sacco di vetture, un sacco di categorie con cui gareggiare, tutte fatte comunque molto molto bene, anche con l'update 1.5 la fisica è migliorata tantissimo. Adesso le differenze con i simulatori più blasonati come R-Factor 2, come Assetto Corsa Competizione, sono veramente minime e appunto riguardano solamente i piccoli dettagli. Però in ogni caso la filosofia di Automobilista 2 è proprio quella di darvi in pasto a voi tutta questa mole di contenuti e poi siete voi che, se volete insomma sfruttarli in modalità singolo giocatore, creandovi voi campionati oppure correndo sui campionati già un po' preimpostati, che comunque non sono tantissimi, oppure se volete correre in multiplayer, però anche lì vi lascia la possibilità di creare dei server, di appunto connettersi ad altri server già esistenti, però più che altro è un qualcosa per quanto riguarda Automobilista 2 che riguarda l'organizzazione un po' così, magari tra gruppi Facebook, gruppi Discord che si organizzano, magari creano un server per correre magari una sera per fare una for fun, per fare un campionato, lascia un po' più, diciamo, tutto, diciamo, lui dà le piste, le macchine e poi lascia tutto in mano, diciamo, agli utilizzatori. Mentre quello che vuole fare lo sviluppatore di R-Factor 2 con Le Mans Ultimate è fare in tutto e per tutto, insomma, concorrenza da Assetto Corsa a competizione, creando proprio un titolo incentrato sul multiplayer competitivo, un po' come sta facendo anche R-Factor 2, insomma, negli ultimi mesi, e per fare anche concorrenza, ovviamente, anche dall'altra parte, anche iRacing con sistema di rating, con quella tipologia di progressione, però con sotto appunto il motore fisico di R-Factor 2, che probabilmente è uno dei migliori, se non il migliore, soprattutto per quello che concerne la simulazione del comportamento delle gomme dei pneumatici. Quindi assolutamente non vuole essere questo un confronto per arrivare alla conclusione di dire è meglio Automobilista 2, è meglio Le Mans Ultimate, assolutamente no. Mi sono semplicemente divertito visto che i due contenuti sono usciti praticamente nel giro di un paio di mesi, anche meno. Mi sono semplicemente divertito così un po' a metterli in confronto in realtà virtuale. In questo momento, ovviamente, in VR vince Automobilista 2, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista delle prestazioni. Le Mans Ultimate è ancora un cantiere aperto in flat, figuriamoci in VR, quindi non possiamo pretendere assolutamente che sia già migliore dal punto di vista tecnico rispetto al miglior sim che c'è in VR, secondo me, in questo momento, appunto dal punto di vista grafico e tecnico, che è Automobilista 2. Però diciamo che Le Mans Ultimate si difende veramente veramente bene, soprattutto per quanto riguarda i modelli degli abitacoli, degli interni, delle vetture,
che in R Factor 2, scusate, Le Mans Ultimate, lapsus freudiano, ok? In Le Mans Ultimate, ovviamente gli abitacoli sono ricreati un po' in maniera ufficiale, avendo proprio anche la licenza. Ovviamente ci sono vetture come la Ferrari che in Automobilista 2 non ci sono e non possono essere implementate, appunto perché non è disponibile la licenza. Quindi dal punto di vista, insomma, proprio della modellazione delle vetture, anche degli scegli e degli abitacoli, assolutamente Le Mans Ultimate anche in VR si fa già apprezzare molto di più rispetto a un Automobilista 2, che invece rimane molto migliore per quanto riguarda la resa dei circuiti e degli effetti atmosferici e, insomma, di tutto il contorno che c'è per quanto riguarda la grafica, insomma, quello che succede al di fuori, diciamo, dell'abitacolo. Comunque anche le vetture in Automobilista 2 sono fatte molto molto bene, però per quanto riguarda un po' questi prototipi, queste vetture Endurance, tipo io ho provato la Porsche, visto che c'è in entrambi i titoli, in Automobilista 2 ha queste luci un po' sparaflesciate all'interno dell'abitacolo. Non so se sono molto realistiche, insomma, mi fido sinceramente un po' di più della resa di Le Mans Ultimate da questo punto di vista, però boh, insomma, casomai ditemi anche la vostra. Chiaramente poi c'è anche molto la preferenza personale, e da questo punto di vista io preferisco Automobilista 2, perché diciamo è vero che è un simulatore, ma è un simulatore molto più user friendly, diciamo così. Io non mi vergogno a dire che uso gli aiuti alla guida, online d'altronde non riesco, non ho tempo sufficiente per giocare in maniera seria. E quindi quando, insomma, mi metto al volante, tra l'altro non ho un Logitech G923, quindi non ho un volante di alta fascia che mi permette anche di apprezzare maggiormente, diciamo, le sfumature, insomma, del force feedback, delle sensazioni al volante. Quindi io quando mi metto al volante, ripeto, cerco un tipo di esperienza più votata al divertimento e non alla frustrazione, non a dover imparare al millimetro ogni circuito, perché appena tocchi mezzo cordolo in più, mezzo pezzettino di terra in più ti giri, e quindi non mi vergogno a dire, appunto, che uso un po' a livello basso, comunque uso un po' di aiuti alla guida, e da questo punto di vista Automobilista 2 rimane comunque molto più permissivo di un Le Mans Ultimate, che sicuramente sarà molto più simulativo per quello che riguarda in particolare queste tipologie di vetture Endurance, però ovviamente è anche molto più punitivo, anche comunque con gli aiuti alla guida bisogna stare molto più attenti. Ci sono determinate curve, per esempio, visto che vi mostro Spa, a Le Rouge in Automobilista 2 riesco a farla proprio completamente col gas aperto, invece con Le Mans Ultimate non ci riesco. Chiaramente non so se più realistico Le Mans Ultimate Automobilista 2, non ho verificato nella realtà come affrontano poi effettivamente quella curva lì i veri piloti, però diciamo ci sono un po' queste differenze qui che mi fanno protendere di più dal mio punto di vista verso diciamo l'esperienza di Automobilista 2 piuttosto che quella di Le Mans Ultimate, che sicuramente chi apprezzerà. Invece chi apprezza maggiormente, diciamo, il discorso online sicuramente sarà molto, molto più soddisfatto, e soprattutto chi era già abituato a girare su R Factor 2 con Le Mans Ultimate si ritroverà sicuramente più a casa. Peccato che l'online non funziona ancora in realtà virtuale, però insomma secondo me la VR non è così distante dall'uscita in maniera ufficiale, perché comunque insomma, nonostante qualche problemino di performance, comunque funziona già abbastanza bene. Poi in R Factor 2 è anni che funziona la VR, il motore, quindi grafico, è praticamente lo stesso di base, e quindi niente, sicuramente fra pochi mesi sarà possibile giocare anche online in maniera ufficiale in realtà virtuale a questo Le Mans Ultimate, e sicuramente ne varrà la pena per chi ama questo genere di esperienza. Io personalmente penso che anzi, sono quasi sicuro di fare il reso di Le Mans Ultimate, e quando avrò voglia di, insomma, così di vetture Endurance e di correre sul circuito di Le Mans, avvierò sicuramente Automobilista 2. Ma
Ma detto questo, ho parlato anche troppo, vi lascio appunto con un video confronto così di un giro sul circuito di Spa con Automobilista 2 e Le Mans Ultimate, proprio uno di fianco all'altro. Vi lascio quindi alla visione di questa parte finale del video. Vi saluto già qui e vi ricordo sempre soliti in descrizione tutti i link referral soliti che vi dico in ogni video, non sto qua a ripetermeli qua. Dateci un'occhiata e ditemi ovviamente anche la vostra nei commenti qui sotto, se state giocando alle Mau Ultimate, se continuate a preferire Automobilista 2, insomma ditemi la vostra. Intanto dal vostro Alessio Betto via è tutto e vi lascio al giro di Spa. Ciao a tutti. Lap 2, 10.13.